I room tour continuano. Seba ci fa vedere l'appartamento provvisorio dove ha dormito per qualche tempo tra il febbraio e marzo di quest'anno. Ciao a tutti, benvenuti su un nuovo video. Oggi volevo farvi vedere un appartamento in cui sono stato per un mese in Giappone. Questo è Ichigawa Apartments, abita a Kawadai, e io sono stato un mese in questo appartamento al mio ritorno in Giappone. Ho prenotato questo appartamento perché io sono tornato in Giappone. Questa è l'entrata, guardate, inserite la chiave qua, si apre la porta. Guardate, anche il lobby è carino, qua potete, ogni tanto ci fanno dei meeting e cose così, quindi è abbastanza interessante. Prendiamo l'ascensore, che non arriverà mai. Ecco qui che è arrivata la nostra ascensore. Qua! Che vi schiaccia ovviamente, mannaggia, peggio di un gatto. E come vi dicevo, questo è il periodo peggiore per affittare appartamenti. Cosa mi dice? Mi ha detto, mi ha aspettato, grazie. È il momento peggiore per affittare appartamenti in Giappone. Quindi, siccome affittare un appartamento in Giappone è molto caro e c'è anche bisogno di un sacco di procedure, ho deciso di prendere un appartamento per un mese. Qui ci sono già i miei bagagli perché adesso mi sto per trasferire nella casa nuova. Questo è il Jigglypuff che ha vinto Aki. Entriamo subito in casa. Allora, questo è l'appartamento. Costicchia un po' perché costa 180.000 yen, quindi assolutamente non è poco. Mi tolgo le scarpe. Sono in tenuta da palestra, come potete vedere. Oddio, che calzino. Eccoci qua, tolte le scarpe, entriamo in casa. Però devo dire che almeno passano a farti le pulizie una volta a settimana. È quasi come stare in un hotel. Qua c'è la stanzetta col vostro letto, comodissimo. Poi cosa c'è? Oh, il mio iPod, che poi me lo dimentico, accidenti. Un tavolino che potete fare il pranzo. Poi qui c'è la zona armadio con anche telefono. Io non ho mai visto un telefono così da non so quanti anni. Il ferro da stiro, una lampadina, l'asse da stiro, l'aspirapolvere. Poi c'è la cassaforte e dei cassetti, oggi non so l'italiano. Poi qui c'è il DVD, la TV, il modem del wifi che va velocissimo, non avete idea, ho passato 100 giga in tipo 2 ore. Poi qua c'è telefono e fax, cioè due telefoni in una casa di 10 metri, non capisco, no, saranno 20, penso. Poi qui c'è un, vabbè, i tissue, questo qua, vabbè, non c'entra con la casa, qua potete ricaricare il telefono. Qui c'è il balcone devo dire è abbastanza ampio tutto sommato. Ci ho provato a fare un video ma non ci sono riuscito. Ci abbiamo le palme davanti a casa, non chiedetemi perché. Le palme, mio Dio, la palma più triste che ho mai visto. Vabbè, comunque la zona è abbastanza costoso vivere in quest'area, soprattutto perché sono un pazzo dalla stazione. Comunque qui c'è il citofono, qua potete vedere, qua vi compare chi suona, rispondete qui. Poi qui c'è il condizionatore, vabbè, le coperte, gli attaccapanni, vabbè, insomma, niente di particolare, una casetta normale. Però ho detto, vabbè, vi faccio il tour, scusate, sono stato qua a mese, è costata ben 180.000 yen sta casa, almeno ve la faccio vedere. Questo per regolare l'acqua calda, anche se questo è praticamente l'unico appartamento in Giappone senza il bagno. Cioè no, c'è il bagno, dico, la vasca da bagno. Io non so come ho fatto a vivere senza vasca da bagno, perché io adoro farmi il bagno tutte le sere, come la maggior parte dei giapponesi. Qui, vabbè, per mettere le cose che lavate. Qua non c'è una luce, eccola qui. Qui c'è il microonde, qui c'è il frigorifero vuoto, perché vabbè, sto per andare nell'altra casa. Il freezer, il bidone, ops. L'estintore, poi ci sono le padelle, vedete, abbastanza pratica. Specchio, così di prima mattina vi potete vedere. Qui c'è una luce che non ho mai capito se l'altra è rotta o se è per bellezza. Comunque ne funziona solo una. Poi qui cosa c'è? Vabbè, il bagno normale. Tra l'altro è strano perché questo è veramente un bagno particolare, perché è difficile vedere il bagno, la vasca, cioè nella stessa stanza. Di solito sono separate in molti appartamenti in Giappone, quelli un pochino più grandi, perché questa non è una casa, cioè è piccola, magari per gli standard in Italia ovviamente è piccolissima, però per il Giappone non è microscopica, quindi è strano che siano insieme. Qui c'è la lavatrice, che lava benissimo questa lavatrice, devo dire. Qui non so che cos'è, non ho mai aperto, magari faccio saltare qualcosa. Non toccare niente, non toccate niente qui, in ogni caso, nel dubbio. Qui c'è il cesso, ovviamente il cesso col washeretto. Io il washeretto è una cosa che non capisco perché non mettono anche in Italia, è così comodo. Tra l'altro non vorrei dire una cazzata, poi controllo, vi metto qua la notizia, ma mi sembra che l'abbia fatto un italiano comunque, non l'ha inventato comunque un giapponese. Interessante sta cosa. Vabbè, qui c'è la zona vasca dove se, no, la zona doccia dove se bassi lava, io non approvo. Cioè non siamo in Corea, perché dovete sapere che la Corea praticamente non ci sono vasche da bagno, cioè o comunque è molto più raro rispetto al Giappone, ci sono le docce, mentre in Giappone la doccia è insieme alla vasca praticamente, non puoi, cioè hai quasi in tutti gli appartamenti avete la vasca. Tra l'altro ci sono appartamenti con anche la vasca e senza il water, per dire, e ci sono anche appartamenti senza nessuno dei due. Ma vabbè, comunque l'ho detto anche questo nei miei video delle 25 curiosità, magari ve lo lascio qui un pezzo, andatevelo a vedere. Se volete mettere gli ombrelli, ricordate, mettili qua. Qui c'è anche, non so come si chiami questo in italiano, scrivetemelo nei commenti. Non è che era sto granché di tour, però siccome tutti mi chiedete dovevi
vivi o come si affittano le case in Giappone. Se dovete affittare una casa in Giappone per un periodo limitato e avete un po' di soldi da spendere, io vi consiglio questa real estate che vi lascio poi in descrizione se ritrovo il link. Diciamo, non è male, non è male, però nel senso costicchia un po', però almeno vabbè è molto sicura, è super vicino alla stazione, è pulitissima, passano a cambiarti le lenzuola ogni settimana, ti puliscono la casa, il wifi funziona benissimo, è funzionale però diciamo per periodi limitati. Io in questo periodo volevo rimanere in Giappone solo 4 settimane, tornare in Italia che avevo un lavoro un mesetto e poi tornare di nuovo qui. Tuttavia per il fatto del telefilm, che mi è arrivato questo nuovo telefilm, ho dovuto prenotare per devo stare qua adesso anche marzo-aprile, quindi ho deciso di andare in un altro appartamento perché era eccessivo 180.000 yen per una casa così piccola. Quindi vabbè, vi lascio alla prossima puntata di Seba Room Time, dell'invasione Seba Barbariche. Beh, l'invasione Seba Barbariche a casa mia non sono proprio invasioni Seba Barbariche, comunque era tanto per dire. Vabbè, era un video tanto per, spero che questo tour vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate, ditemi se volete vedere il telefilm di Sebastiano Serafini. E tra l'altro volevo farvi una piccola challenge: tra tutte le case di Sebastiano che avete visto, qual è la casa che vi è piaciuta di più? Vi ricordo che ho anche fatto invasione a casa di Lilletta, vi lascio qua un pezzettino del video. Ho invaso casa di Yuriko, ho invaso una casa di 10 metri quadri, poi cos'altro ho invaso? Non lo so, però ho invaso la casa di Mates. La casa di Mates è stata una grande bella invasione. Vabbè, comunque ditemi quale vi è piaciuta di più e noi ci vediamo con un altro video sempre domani alle 2 di pomeriggio. Un abbraccio e ci vediamo a un prossimo video, penso domani alle 2. Ciao! Comunque se vi chiedete come si esce di casa, praticamente basta lasciare questa chiave nell'apposita busta, la mettete nella casella delle lettere e voilà, trasloco bello e finito. Adesso non so se riesco ad arrivare a un taxi con tutta sta marea di cose. Comunque vabbè. Spero che vi sia piaciuto questo tour. Ciao!